Nell'ultimo giorno dell'annus horribilis che nel nostro paese chiude quasi 11 mesi di pandemia, tutta Italia torna a zona rossa per 4 giorni, cioè fino a domenica 3 gennaio compresa. Il 4 ci sarà una finestra di zona arancione per tornare a regole più rigide il 5 e il 6. Per questa notte il governo Conte ha deciso di allungare di 2 ore la durata del coprifuoco per evitare festeggiamenti e possibili gravi rischi di contagio. Quindi, anche se è consentito far visita in coppia a parenti o amici, anche verso altri comuni della regione, il conto alla rovescia si farà ciascuno a casa propria. Anche oggi, che è un momento talmente delicato e difficile, dove ci sono attese per saluti, festeggiamenti, ma che ovviamente non ci deve far dimenticare quello che abbiamo abbandonato quest'anno e quello che ci prefiguriamo e ci aspettiamo l'anno che sta iniziando. Sarà un capodanno di pattuglia per molti operatori di polizia. Abbiamo uno spiegamento di forze dell'ordine imponente, ha annunciato il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, che ha sottolineato come sia stata monitorata anche la rete internet per impedire veglioni clandestini. Alle persone che questa sera andranno nelle case dei parenti, mi raccomando di usare la mascherina anche quando si tratta di persone non conviventi abitualmente. Quello che è necessario fare è continuare a comportarsi con senso di responsabilità. Colgo l'occasione anche per fare gli auguri a tutti gli operatori di polizia che trascorreranno per le strade per la nostra sicurezza la fine dell'anno.